Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Trifacta. Io sono Roberto dell'Information Lab e oggi vi porterò in questo nuovo video di introduzione alla scoperta di questo nuovo software. Appunto, essendo questo il primo video, ci concentreremo più sulla overview dell'interfaccia. Andremo a scoprire tutte le opzioni selezionabili di questo software che, come già sapete, lavora in cloud, quindi non ha neanche bisogno di essere installato. Come potete vedere mi trovo sulla home in questo momento e qua ho già come prima scintilla, diciamo, tutte le cose recentemente create, quindi una pipeline, dei flussi di test e sotto ancora i recent runs, cioè i flussi che ho eseguito nell'ultimo periodo. Oltre a questo, come appunto possiamo vedere, abbiamo la possibilità di importare dati oppure di creare un flusso. Mentre qua in basso a destra abbiamo tutte le risorse, tra cui la community, il blog, la possibilità di iscriverci a eventi o corsi e altre opzioni del genere, diciamo, per skillarci con Trifacta. Inoltre abbiamo questo bundle che ci dà la possibilità di creare la nostra configurazione al bucket S3 per Amazon, nel caso avessimo un server e volessimo prendere i dati live direttamente da lì. Ma ci arriveremo tra pochissimo. Come dicevo, dalla home abbiamo tutte queste opzioni, dove qua possiamo andare sui flussi e vedere già quelli creati, cosa contengono i dataset più i tool, che possono essere uno o più, e quando sono stati aggiornati l'ultima volta. Inoltre abbiamo possibilità di crearne da zero, ovviamente, oppure di importarne già creati se sono stati condivisi, oppure template con, diciamo, recipe già creati. Inoltre abbiamo questo parametro che ci permette di switchare tra tutti i flussi, quelli che appartengono a me e quelli che sono stati condivisi con me. Scendendo abbiamo i plans, che sono, diciamo, le pipeline. Se abbiamo bisogno di orchestrare una pipeline che ci permetta di farci avere i dati freschi dell'ultima giornata, dell'ultima settimana, dell'ultimo mese, insomma, in base a quello che ci interessa. E di nuovo abbiamo la possibilità di ordinarli, o meglio, filtrarli per possessione tua oppure condivisa con te. Successivamente abbiamo la library, anche questo è molto interessante perché ci permette di importare dati, file di qualsiasi genere, CSV, Excel, e altri, e poi ce li salva come se fosse la nostra libreria, dove non dobbiamo più andarli a prendere dal nostro PC, ma ce li abbiamo già salvati qui. E anche qua abbiamo all data, imported datasets. E infine le references, in questo caso noi non ne abbiamo. E poi anche le macro, se ne aveste create, perché Trifacta ci dà anche la possibilità di creare e importare macro. Successivamente, come vi ho anticipato all'inizio, qui è possibile accedere al proprio HVS account oppure di creare una connessione con determinati altri partner. Abbiamo tra i più importanti, comunque Amazon, come già citato, S3, Redshift, ma anche Google, insomma, tutti i video ce li abbiamo. La lista è lunghissima, la scorrerò un attimo fino alla fine per farvi capire. Comunque, sono tanti. E una volta che sei interessato, puoi appunto registrarti e verrai contattato in questo modo. Potrai aggiungere la tua connessione. Se invece hai già il tuo account Amazon HVS, puoi configurarlo direttamente seguendo tutto il processo, ma ci sarà un video apposta anche per questo, quindi nessuna fretta. Infine, abbiamo la job history, dove appunto abbiamo la cronologia di tutti i flussi eseguiti. Se sono completati, pubblicati, a che ora sono stati condivisi, tutte le informazioni che ci interessano.
E qua di nuovo abbiamo la possibilità di vedere quelli completati, quelli falliti, quelli cancellati e così via, che stanno ancora andando oppure che sono in coda. Abbiamo ulteriormente anche dei sample che ci permettono, appunto, se è la prima volta, di vedere un attimo come funziona il tutto. Plan runs sono quelli che abbiamo posticipato per il futuro, che appunto poi saranno presenti nello schedule nel momento in cui noi abbiamo orchestrato delle pipelines e vogliamo schedulare l'aggiornamento. Oltre, vabbè, ovviamente a quello già citato finora, poi abbiamo tutte le possibilità legate al nostro account. Quindi possiamo fare il logo off oppure contattare il supporto oppure appunto chiedere risorse con la community se per esempio abbiamo dubbi. Però voi potete contattare noi, quindi non avete problemi. Io collasso il menu e direi che per oggi è tutto. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video di Trifacta la settimana prossima, dove importeremo dei dati e vedremo un po' come funzionano le receipts e i flussi in sé. Vi ringrazio per averci seguito, un saluto dall'Information Lab e alla prossima. Stay tuned.